Bella a tutti ragazzi, io sono una giovane mente pazza e oggi sono finalmente su Mermaid Swamp. Cazzo, erano 4 settimane che non facevo questo gioco. Infatti non mi ricordo niente, nemmeno dove mi trovavo e cosa dovevo fare. Partiamo, vediamo che succede. Ok. Ah, allora praticamente qua dovevamo trovare una mappa perché dovevamo portare la porchetta. La porchetta che è la nostra amica, che si chiama Yuta, non sbaglio, praticamente questa porchetta. Dovevamo. Oh, ma è viva! E pensavo che era morta. Scusa. Senza offesa pensavo che eri morta, anche perché come cazzo parli con la lingua così? Ah, praticamente ha detto che lei c'ha freddo e che ci dovrebbe essere un camino qui. Ma sei ora l'esploratrice? Cioè, non vedi il camino è a fianco a te praticamente, guardalo. L'avete visto anche voi, vero? Cioè, sì, sono una mente pazza e va bene, però l'avete vista anche voi l'ombra nello specchio, vero? Ah, abbiamo dato una chiave sulla scrivania. Ok, questo qua è il camino. Vabbè, senza fuoco e pezzi sì, di ferro, di legno. Come si accende il camino con i pezzi di ferro, tu, no? Giustamente. Non posso accendere questo qui. Beh, è normale, no? Ci serviva un genio per capirlo. Forse possiamo andare. Sì, dai, ragazzi, possiamo andare sopra. Vediamo i quadri di sopra. Ok, trovo un tema abbastanza ricorrente il fatto dell'affogare qui, eh. Come l'ho detto. Allora, vediamo qui. Cioè, che cos'è? È un pallone, è un pallone ragazzi. Sopra c'è scritto CIO. Ok, questo cosa sono? Ah, dei pesciolini morti galleggiano nella palla. Sono morti affogati, vero? Ok, questa è una metà della bolla di vetro. Una nota. Io odio mio padre. Odio i pesciolini. I pesciolini. Chiusi, odio i pesci pesciolini, sono schifosi, penso sia. Io odio guardarli i pesci pesciolini. Va bene, vediamo se nell'altra si può entrare. Sì, allora qui che ci sono dei blocchi, ho scritto sopra CIE. Questo cos'è? Ah, l'altra metà del quadro. Vediamo qui, un'altra. Ah, è il contrario! Allora, invece questo qua, quello se diceva che li odiava, questo li ama. Quindi ama suo padre, ama vedere i pesci, i pesciolini. Insomma, la stessa cosa di quello di prima, stando con ama, posto di odia. Quindi, fammi indovinare, sono morti pure questi? Lo sapevo. Ok. Qui non c'è nulla. Dobbiamo trovare una mappa, ragazzi. Quindi, vediamo un po'. Qui. C'è un piano. Che bello, piano. Ah, un piano da collezionista. Ok, allora non te lo tocco, eh. Cioè, sono troppo gentile. Un dipinto fatto da un bambino veramente vecchio. Io lo metterei all'asta. Però. Gli occhi sono bellissimi. C'è due occhi e boh. Mi faranno perdere nel vuoto. Allora, vediamo quest'altro. È un altro quadro fatto da bambino. È veramente vecchio. Ah, almeno qui è contento. Che siano lo stesso Ciglio e Cie che hanno fatto i quadri. Uno è contento e uno no. Suppongo che siano fatti tutti e due dai bambini. Ok, quello che vedo qua non c'è altro. Vediamo qui. Questa è chiusa, però c'ho la chiave. No, questa chiave non serve a niente. Vediamo qua. È chiusa, però forse. Sì. Ma quante cazzo di gente abita qua dentro? Un'altra stanza! Ah, c'è qualcosa che luccica. Qualcosa sotto il letto. Oh, qualcosa ha preso la mia mano. Un filo? Perché? Oh. Si è messa paura per un filo praticamente, ragazzi. Ok, cos'altro c'è qui? Allora, questa porta non si vuole aprire, c'è qualcosa che la blocca, ma è cera. Chi è che metterebbe della cera? Perché mettere della cera nella serratura? Ho una katana! Non la prendi, giustamente.
Poteva fare un po' di sushi, no? Peccavi la sirena, tenevi la katana, sushi. Non riesco ad arrivare perché la bocca del vaso è troppo piccola. Forse provo ad alzarlo, no, dannazione, è veramente pesante. Devo trovare un altro modo per prendere l'oggetto che c'è all'interno. Ok, questa è un'altra porta bloccata. Però se c'è qualcosa di... Col filo sono riuscito a togliere quella cosa e quindi sono riuscito ad aprirla. Ah, un'altra stanza! No, io non comincio a pensare qua dentro ci abitava l'ira di Dio. Allora, questo è uno specchio, dentro c'erano vestiti. Che cosa c'è? Ci sono i kimoni. Un'altra nota, l'orologio si è fermato, non ticchetta più da tanto tempo. Era l'orologio che mi piaceva di più dentro questa casa perché si è fermato. Attualmente... Ah, vabbè, praticamente parla di un orologio che si è fermato in casa, come tutti gli orologi, se per questo, amico mio. Noi precisamente dovevamo trovare una capita di mappa per portare aiuto in ospedale. Oh, ciao! Oh, yo bro, yeah. Io sì, hai trovato la mappa? No, non ho trovato niente. Ma stavo cercando chi piaceva questo posto, quindi prendi dicevo che stavo continuando a cercare qua. Che cosa hai? Yuka, why don't you mean? Ah, prendi si sta chiedendo perché secondo quale logica, diciamo. La loro amica si è gonfiata così tanto, cioè come fa un corpo a gonfiarsi così tanto? E fa Seitaro, non ne ho proprio idea, forse è stata una cattiva allergia o un'infezione. Tu stai bene, giusto? Hai qualcosa, hai qualche idea? E avanti si è ricordato di quello che ha visto. Però lei, Rin, inconsciamente dice, no. È stato soltanto un sogno, non è stato reale. E giustamente risponde: mi dispiace, non so nulla. Yeah, figure. Ma yeah, tranquilla, tranquilla. Per adesso limitiamoci a cercare la mappa e poi avremo tutte le nostre risposte. Giusto. Qua sopra mi pare che abbiamo visto tutto. Quindi, boh, proviamo a scendere giù. Porchetta, stai bene? Sì, sta bene, non parla, sta zitta zitta. No. Vabbè, qua penso che comunque nelle stanze degli altri non c'è già senso entrarci, anche perché... Cioè, ci sono stati gli altri, quindi penso... Che ci fai qui? Ehi, Yuta, non dove... Che cosa stai facendo qui? Non dovresti cercare la mappa anche tu? Sì, lo so, ma stavo facendo diciamo, un piccolo break e mi ero messo a guardare questo dipinto. Sono veramente belli i dipinti di questa casa. Ti rimani estasiato. Oh, vai a cercare la mappa, pigro che non si è... Ah, è sparito. Vabbè, vediamo un po'. Sarà qualcosa qui. Ma allora sei scemo! Cioè, ti ho appena fatto il cazziatone, no? Aiuta, vai, stai ancora qui di nuovo! Mi dispiace. Mi sono un attimo messo paura. Sì, c'hai ragione, Rinnick, ma che problemi hai? Ma tu guarda un po', gli fa un piccolo cazziatone e boh, ti spingono così a random. Tu guarda un po'. Mi mancavano i cessi, giustamente. Yuta, you ok? Ma si è perso? Niente, praticamente dice, si è scemito, sì, si è scemito. Ok, forse era questo il senso dei quadri. Ah, comunque, grazie a un'amica che fa l'artistico, ho scoperto che i quadri che vediamo qui sono quadri veri, esistono veramente. Se non sbaglio, i quadri si chiamano Ofelia. Non vorrei dire una cavolata simile, però... Posso assicurarvi che sono tutti veri. Quindi è vero che esistono questi quadri. No, vabbè, qua ho già zozzato l'acqua, non c'è bisogno di fare altro. Forse è andato sopra.
Non so, stavo presupponendo. Così. Questa stanza non l'ho vista. Sì, l'avevo vista. Però non l'ho visto qua se c'era qualcosa. No, qua non c'è nulla. Non c'è nulla e non c'è nulla. Qua c'è una nota. Al centro del mondo ci sono i segreti degli dei. I veri segreti dormono per sempre segregati. Che poesia. Questo qua già l'abbiamo visto. Allora, queste qua già le avevamo viste. Questo. Ah, questo mobile è abbastanza traballante. Si può muovere. Muovi. Spostiamolo, vediamo che succede. Cioè, c'è la forza di spostare una scrivania in un vaso, giusto per dire, comunque. Ma c'è qualcosa che luce, spero non mi farà nel sedere. Cos'è? Un pezzo di carta. Abbiamo trovato un altro documento. Ok. Allora, questa porta non vuole aprirsi perché c'è la cera. Metti la cera, togli la cera, metti la cera, togli la cera. Che c'è qui dentro? Una nota. 521832. È un enigma, penso. Cosa sono quelli là? Occhi di vetro, dice. Ho letto un attimo occhi di vetro, vabbè. Questa è chiusa. Penso comunque che sia un piccolo enigma, però non so dove. Oh, questa stanza non l'avevamo vista. Che c'è qui? Che cazzo è? No, dai, è bellissimo. Ok, questo è un pesce qui, cos'altro c'è? Aspetta un attimo. Allora, rivediamo un attimo la nota. Quindi quei due sono occhi di pesce. Se qui ci sono occhi di pesce, di conseguenza dobbiamo fare quei tot passi per trovare un qualcosa. Quindi, prima questo pesce qui. Quindi, partiamo da qua. Facciamo i primi numeri 5, 2, 1 e 8. Ok. Come si leva? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Era 8 dopo, sì. Sì. Poi 3 su e 2 a destra. Quindi 1, 2, 3. 1 e 2. Non c'è niente, forse devo cliccare. Ah, qui era. Qua il pavimento scricchiola, posso rimuovere il pannello. Rimuoviamo il pannello. Ah, ho trovato una lettera. Vediamo un po'. Nota. No, sbagliato. Scusate. Articolo. Allora, questo qua è un pezzo di giornale del 1972, precisamente ad agosto. Ieri mattina Saeko Kawamoto, 29 anni, e sua figlia Chie e Chio. Le due bambine delle stanze, ci avete fatto caso, quindi Chie e Chio, entrambe di 7 anni, sono state trovate morte in un canale di irrigazione della città. Che gioia, guarda. Degli spettatori oculari. Sì. Delle, diciamo, degli spettatori oculari affermano che Saeko stava nuotando, stava insegnando a nuotare a Chie e Chio saltando nel canale. Ah, però poi loro sono morte affogate insieme a lui. Volevo rallegrarmi un attimo, scusate. Bellissimo. Ok, possiamo andarci. Ci vediamo dopo, pesciolini, eh? Rimanete qui. Ok, ma io poi non ho letto il documento. Che cazzo di lingua è? Da, non posso leggere questo cazzo. Cazzo? Hai detto cazzo?
Vi faccio vedere da saete da terra da 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 sta da questa stanza, dove cazzo vai? Posso farti una domanda? No, you just ruined painting greeting. I found that there is a woman that can leave a button. Praticamente sto facendo vedere la lettera. So that's my father's return in Cina. Donna della Cina. Don't brand a progression of germ. What will the future generation? Praticamente parla di, diciamo, di che sta aspettando il padre che torna dalla Cina perché è andato a fare delle ricerche, se così così. Bene, io sto scrivendo così. Best meal, presentation is important food storage. C'è il presentimento che c'è qualcosa di importante laggiù. Ok, va bene, perché lui è stato capace di leggerla e tu non sei capace? Cioè, sei così ignorante. Va bene, cioè. A proposito, dove è finito quello là? Giustamente rientrando di nuovo nel cesso. Ma quello là che si fermava a fissare ogni singolo quadro, no? Che fine ha fatto? Ma quello è ancora la mia supposta che sta ancora caricando. Vabbè. Sì, io ho le supposte a caricare, voi non potete avere le supposte che caricano. Perché nessuno ha la supposta che carica, io sì. Stai ancora bene, vero? Sei viva? Oh. Sì, lo so che hai freddo, lo so. Però non trovo i pezzi di legno, no, non posso. Comunque a me preoccupa quell'altro ragazzo che è scappato così, ma per casa non lo trovo. Non è che tipo devo uscire fuori. Fuori ci posso uscire. Però non mi piace stare tanto fuori. Cioè, dopo quello che ho visto, non è che mi ispira tanto stare fuori. Non lo faccio apposta, ragazzi, perché forse molti possono pensare che lo faccio apposta entrare in quella stanza, ma non lo faccio apposta. Cioè, io cammino casualmente cercando oggetti, quindi capita proprio così d'istinto. Cioè, io giustamente sono scemo, non c'è riuscito una volta, ci puoi uscire due volte. Usa la katana. Non posso usare la katana, eh? Sì, va bene. Sì, sono pesci morti. Non è che tipo pure dall'altra parte della stanza posso spostare il mobile? No. Non capisco, ragazzi, veramente che cosa bisogna fare. È strana come cosa. Allora, abbiamo trovato dei documenti. Forse abbiamo un'altra domanda a Setaro. Adesso ho visto un sacco di domande. Paintings. Stai parlando. Ah, vedete? Lo dice anche lui che si chiama Ophelia. Penso che sia la donna ritratta nel quadro. Io non, vende, non ne so. Provo, cioè, non so quasi nulla di queste cose. Però cercherò di informarmi e vi farò sapere. Allora, chi? Allora, lei è una. È uno dei personaggi dell'Amleto. Non c'è bisogno che mi informo, me lo sto di lui, eh. Ciao, a posto. Allora, la tragica eroina. Che è stata dipinta così, eh. Allora, in fact, all painting are dancing the exact same scenes. What thinking about? Quindi praticamente sta dicendo che tutti quei quadri sono stati dipinti in base alle scene che questa Ofelia ha vissuto nell'Amleto. E quindi, perché sta vedendo questo? Ah, no, living water, guys. Ah, perché Ofelia muore nelle scene. Il padre di Ofelia si uccise. No, è stato ucciso, scusate. Sua lover, quindi penso sulla sua amante. Forsaken here. Si uccise lei. E lei venne buttata in riva. Per far credere tutto che sia stato un suicidio o un incidente. Un suicidio accidentale, diciamo. That was most picture of earlier. Ghost capture.
Ah, quindi dice che i dipinti di Ofelia hanno attirato molte persone. Ma in fondo sono belli, quindi è più che normale. Yeah, what the hell are you about? You won't. A me dice, vabbè, ma per chi c'è, che cosa? Però, pensiamoci bene, ragazzi. L'altro ragazzo è veramente sparito. Conking Cop Stick. Cosa ho trovato? Penso sia una bucherella, può essere? Io giustamente non azzecco manco le scale. È un'abilità da maestro. Forse io posso usarla per prendere questo? Sì! Dannazione, è soltanto una chiave! Ringrazio Dio si è trovata una chiave e non altro! Allora, con l'oggetto che abbiamo trovato, che penso sia una cucchiarella. Questa è chiusa, però avendo una chiave forse. Sì! Altri pesciolini! Ci sono i pesciolini? Tropical fish inside. Qua ci sono dei vestiti. Oh, qua c'è un contenitore. Una nota. Everything ended today. I must reason a good anymore. Unlock the way with a soulful year and mouth as the key. Allora, tutto alla fine del giorno. Allora, must respawn, quindi penso sia un recipiente. I can't go to anymore. Perché poi ti puoi trovare ovunque, penso sia. Unlock the way with your soulful year and mouth as the key. Quindi bisogna trovare una chiave per aprire il recipiente. Allora ragazzi, io direi di concludere qui questo secondo episodio di Mermaid Swamp, che è stato, diciamo, pieno di colpi di scena, di pesci sorridenti. E spero che vi sia piaciuto. Io sono una giovane mente pazza. E se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se non vi è piaciuto il pesciolino si arrabbia. Sì, si arrabbierà tantissimo. E quindi al prossimo episodio o a qualsiasi altra cosa farò. Quindi al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Allora ragazzi, scusate se ho preso questo piccolo pezzo a fine video. Volevo dire due cose importanti. Allora, uno che io domenica 6 aprile, quindi questa domenica, sarò al Romix e sarò, diciamo, vestito da Enderman. Almeno avrò una scatola di cartone in testa con il volto dell'Enderman e quindi sarò a Romix. Quindi chiunque vuole incontrarmi, sarò lì. Avrò un vestito nero e avrò sta scatola di cartone in testa dell'Enderman. Come seconda cosa, volevo ringraziare un'amica mia che si chiama Eleonora. Quindi ringrazio Eleonora Chan che mi ha aiutato comunque con la crescita del canale. E un bacione. Un bacione a lei, un saluto a tutti quanti voi, quindi scusate se ho fatto durare un pochino di più questo video. Quindi un saluto alla giovane mente pazza, alla prossima ragazzi, ciao!